Ciao, sono Magnus, ritorniamo sempre qui su Lord of the Fallen. Sono un po' preoccupato perché obiettivamente questo gioco, man mano che andiamo avanti, oltre ad essere abbastanza complicato, risulta spesso e volentieri veramente un vero e proprio labirinto, nel senso che non so dove devo andare. Infatti, come potete vedere, ho cercato di registrare il video precedente e quello di adesso subito, così mi ricordo bene i pezzi che abbiamo fatto precedentemente e la strada che abbiamo già fatto con memoria già bella calda, non dovremmo sbagliare. Torno indietro perché io ho provato a vedere un po' qua intorno, ma di là non riesco ad andare, quindi vabbè, vediamo un po' perché obiettivamente non sono un po' confuso. Già girato qua, l'unica strada che ancora non ho fatto è quella di tornare indietro un'altra volta per le scale, che poi avrebbe senso perché noi dovremmo, credo, andare dove sta quel teschio, là, quella cosa là sopra. Quindi in teoria dovremmo, che ci fa questo qua? Dovremmo ritornare di là. Però io vi dico la verità, cioè qua era tutto chiuso, non mi pare che ci fosse qualcosa qua. Ah, aspetta, qua ci sta. Ah, questa me l'era persa questa. Oh, porca miseria, me l'ero persa questa. Oh. E ho visto una cosa là sopra però, eh. Allora, momento, che ho visto che là dovremmo poter. Mappa, ok. Vabbè, okay. Vediamo se riusciamo anche a potenziarci. Allora, qua parla. Usa la pietra strana. That stone, it looks different somehow. But I know it. When I was a girl at the orphanage, there was a very kind woman, Iris. She gave it to me. This was before the hallowed sentinels found me. I felt so afraid and alone, but Iris helped me overcome my fears. I lost the stone long ago, but now here it is again, all these years later. I wish I could say the same at the orphanage. And Iris. E quindi? E ti ho dato una cosa, non mi dai niente in cambio. Several of our sacred texts tell of Saint Latimer, a noble knight and most devout follower of Our Lady, canonized after he sacrificed himself to help show the hallowed sentinels what was necessary for the greater good. Many have given their lives to sustain the beacons, but Latimer was the first and remains one of our Sì, vabbè, most che mi dai? venerated figures. Questa non ci dà Several of niente. our sacred and Ma no canonized the boia. hallowed sentinels, Almeno lo posso many, but potenziare, Latimer mi dai. was the first. E mi dai qualche altra cosa. Rinascita, questa non l'ho capito. Questa non la posso potenziare. E va bene. Questa era quella che mi intrigava. E si può anche potenziare eventualmente. Allora, vediamo un po' perché non ci abbiamo tanta roba. C'era anche l'altra spada. Questa non era male comunque. C'era pure un sacco di danno. Poi c'era anche questa che non era male, che non possiamo potenziare. Questa la potrei potenziare. 4 su 9, però. Parte da 100. Questa invece parte già da 104. Fisici e fa fuoco più 3. 5 e 8. Questa qua 7 e 4. 5 e 5. Flagello del seguace. Fisici. E questa potrebbe essere fuoco 44. 53 flagello, la posso anche potenziare di 2, però non è che mi c'è che mi radiosità 18, comunque devo aumentare perché questa me la devo pigliare, questa qua è il catalizzatore. Ho provato un po' a migliorarci e così adesso penso che lo possiamo utilizzare. Sì, ok. Poi, se ho capito bene, visto che avevamo questo, dovrei poterci mettere questo, la velocità curativa,
Questa cos'è? Un colpo caricato e perforante di magia radiosa. Questa non la posso fare. Questa non sembrava male. Ok. Qua che cosa abbiamo? Ah, in base a quello che metto. Ok. Quindi posso mettere anche questo. Perfetto. Quindi in teoria dovrei poter mettere tutta sta roba qua. Abbiamo un po' di altra roba che posso... No. Ok, mettiamo quest'arma qui, 133, che fa un po' di danno in più. No, vabbè, ho tolto questa che faceva 133. Sto cercando di farle salire, raga, ma proprio non ce la faccio. Cioè, che peccati, questa comunque poteva metterci... Questo, uno non c'aveva manco le rune, no? Non c'è nessuna che c'ha le rune. Dobbiamo potenziare, ma non riesco a trovare dei materiali. Vabbè, aspetta qua. Qua c'era qualcosa radioso. Okay, questa pure mi... No, va bene di là. Allora, un momento, da quello che ho capito dovrei fare... Mi tolgo l'arco praticamente. Aspettate. Quindi se premo A mi curo? In teoria sì. Se premo invece RT, quindi con A mi curo, un colpo caricato che cura ed elimina gli effetti di stato. E questo? I curi con la radiosità. I seguaci che utilizzano questa magia creano... E questo? Benedici il terreno con un sigillo sacro che cura... E qual è la differenza? No, e allora no, facciamo così, questo lo tolgo e... Questo e questo sembrano uguali. Ti curi con la radiosità e ti curi... Poi lo utilizzeremo, dai, vediamo di capire all'atto pratico che cos'è, perché per adesso non sto capendo una mazza. Andiamo avanti, dai. È qualcosa che serve per curarci, quindi uno così. Noi siamo venuti da qua. Là si può andare, no, noi siamo venuti da qua, no, che cazzo sono? Oi. Hello Lampy, a nice man with a little mustache told me he saw the baddies taking Melchior towards the castle and this was how to get there, and look, I found the helmet, the head that were in it fell right out and it fit perfect, that's a good sign that is. Melchior said Mornstead were going to be the answer to all our problems. I don't know what problems we had, but Melchior knows best. Yes, he does. He'll sort everything out when I find him. Blimey, ain't half warm round here, though. The inserts and the fools are getting sleepy. Isn't that right, pal? See? Allora, affanno, non ho capito, ci hai dato un test a consegna le bacche a cebra. Ooh, right at the spot. I feel like I could run a million billion miles. No monster better get in me way or it'll be for them. Look out, baddies. Melchior, here I come. Look out, baddies. Vabbè, non ho capito, chi mi ha dato un elmo, mi ha dato. Che cazzo ci ha dato? Ma non ho manco capito che mi ha dato, dico la verità. Sembrava questo, sembrava. Un video pensato che è usato per... Aumenta la ricompensa al suo completamento. Più questo, sinceramente. Vabbè, grazie. Grazie. Là siamo venuti, là siamo andati. Io penso che dovrei andare di qua, ma voglio capire se... Ci siamo riposati. Se magari da questa parte... Si può fare qualcosa, no? Vabbè, vado di là, eh. Vado di là perché non sto capendo niente.
Okay. Cappello e abito plebeo, fasciatura plebeo. Ma non. La maschera me la lascio, dai. Almeno la maschera per incutere un po' di torrore ce la lasciamo. Il resto. Andiamo così. Ah. Così sveglia. Pensate che questi hanno imparato pure a colpire, eh. Aia. Mi getto? Ah, ma non c'ho però. Che bello. Dove ci siamo buttati? Su un campo minato ci siamo buttati. Scusami, eh. Chi ci sta qua? Allora, aspetta un attimo che voglio farti una cosa. Dobbiamo vedere se... se funziona sta cosa. Allora, aspetta un attimo. Questo ci ha rotto le palle, eh. Allora. Dovrei fare vaffanculo. Dovrei fare così. Ok. Mentre invece se faccio così. Ok. Dura anche parecchio. Invece l'altro dovrebbe far partire un colpo. Oh. Va bene, allora. Dove andiamo? Allora qua c'è un forziere, ok. Spada di pelle e denti. Pelle e denti. Allora qua c'è un po' che possiamo mettere. Qua non c'è niente. Allora io lo metterei il seme. Prendo 4. Dove li ho presi questi semi? Che me li ritrovo tutti quanti. E mamma riesco a fare. Ah vabbè, sì. Ok. Allora. Ecco come sta. Allora di qua. Occhio. Ok, ok. Thank you.
capita sta cosa. L'ho capita sta cosa. Ah, se ho fatto la strada giusta, quella sbagliata. Qui. Ah, c'è qualcosa qua che li attrae e li fa. E li fa anche essere più forti. Qua si passa. E dai, lo so già che succede qua. Ah no, niente. Ero convinto che beccavamo il tizietto. Mi sa che qua non c'è niente, eh? Oh, oh. Vaffanculo, quanto vado. Alla fine, quella che ti sta rompendo le palle non è quella, è quella che sta sopra, capito? Aspetta, aspetta. Non l'avevo manco visto, non avevo capito dove stava, eh. No, 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 non lo premo più. Andiamo dall'altra parte. Che qua abbiamo fatto? Ma io non penso che possa risalire, eh. Invece sì. Che zona è questa? Ok, ah già, perché mo... Qua però... Che cretino che sta sparando? Allora, attenzione un attimo, perché qua inizio a non capire una mazza. Ah, Gesù. Che c'è qua? Vabbè, vai, vai. I can't go back down there. I just can't. It's not the darkness or the hazards. It's the things the darkness shows you. Whispers to you. I close my eyes at night and every time it's like I'm back down in the mine. Like I'm trapped and I'll never escape and I can't breathe and there's something looming over me. Over the whole world. I feel like I'm losing my mind. Stai calmo, stai calmo. Allora, che vogliamo fare? Mi butto qua giù. Allora, qua. Ok. L'abbiamo fregato, dai. Non è male, eh? Ma come fa a beccarmi da qua? Arrivano, che è meglio che ci curiamo, eh? No, ho sbagliato. Almeno andiamo là che c'è là. No, quello che sembra un poco normale. Non mi piace sta zona perché francamente vi dico la verità, non si capisce una mazza.
Allora, ci siamo un po' curati. Qua non sembra esserci. Invece no, qua si va. Madonna. Un momento, dai. Ah, ok, qua era l'inizio. Vabbè, ok, dai, allora. Almeno inizio un po' a capire dove cavolo siamo, dai. Però ti posso dire una cosa, e te lo dico con tutto il cuore. È una quelli che stanno attorno sono veramente una rottura di palle, perché almeno combattessi con uno, capito? Già sei morto. Ah, ce l'avevi tu conservato. Ah, questo se lo fotte il figure. Che bello. C'è tutte belle notizie. Grande scheggia. Ah, grande scheggia. Questo è per le armi. Ma a me servirò l'altra cosa. Vabbè, fa niente. Là nemmeno. Saliamo. Ah, c'è qualcosa qua, eh? 7-7. Che dice? Se riusciamo a potenziare qualche arma. Si può andare. Anche conviene sempre parare, perché poi dopo lo recuperiamo sempre. Ma stai per terra, non c'è la salute del pirito. Stai già schiattando. Ma qua ce ne sta un'altra eventualmente. Dobbiamo cambiare. Addio tanto. Comunque è un macello, più vai avanti più diventa un macello. Questa è un'altra porta qua. Chi è? Ci sfottono pure, capito? Cioè c'è. Oh, là ci sta una cosa. Di stare tranquilli. Aspetta, non pensa che lo sta prendendo, maledetto schifoso che non muori. È andato. Non ho capito che c'è, però vediamo di non morire da qua sopra. Sto tragitto dei tetti non mi piace, vi dico la verità. Scendi.
e scendi. Qua poi è un casino totale, eh. Vabbè. Qua non si va. Occhio, occhio. Ok. Qua no? No. Continua a roteare Ash così. Qui. Tu che pensavi e invece te l'ho pure parato il colpo. Ok. Avuto. Ma come avuto? Avuto. Pure i colpi avuto, notiamo. E dai. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Almeno gradirei capire e sapere chi è che c'è. Ah, è quello. Aspetta, un momento. Ah, perché non c'ho coso. Pre gente nuova arriva, eh. Qua si sale, ma... Bestia. Sì, sì. Allora, qua... Sappiamo tutti quanti che cosa uscirà da qua dentro. Perché così 8000 ne tengo. Voglio vedere se riesco a potenziarmi dall'altra parte le armi. Allora, cambiato abbigliamento, cercato qualcosa di un po' più consono, soprattutto per ciò che riguarda il fuoco. Spariamo? Ma dai, dai, ma non ci rompere le palle. Basta, quanto cazzo giri? Oh! Avanti! Porca miseria, raga! Porca miseria! Allora, io non so se ci conviene curarci, ma forse è meglio. Ok.
Eh? Ah, qua si passa, eh. Che c'è qua sopra? Forse ho sbagliato, eh. Vediamo se... di qua... c'è qualcosa... Allora, questa la porto giù. Ah, è il punto volare di partenza. Vabbè, allora mi serve, dai. Così posso anche tornare indietro eventualmente, se possiamo migliorare qualche arma. Vediamo un po', dai. Il nostro amuleto. Speranza che faccia più danni. Di qua... ok, però sembra che si salga di qua. Però io penso che dovremmo andare all'altra parte, eh. Ecco qua. Dici che cado qua? Vabbè, scendiamo. Ho paura un po' di perdermi, se ci buttiamo qua dentro. Poi, tipo, per esempio, ma adesso dove sto? Chiama. Ma sei ridicolo, sei ridicolo, te lo dico. Vorrei ritornare. Ecco qua. Ah, ok, qua. Ah, meno male, dai. Stavo iniziando a non capire più una mazza. Subito. Vai. Ok. Bene così. Non c'è bisogno quindi di andare. Di qua. Ok. Quindi andiamocene di qua. Abbiamo detto che andavamo di qua. Sì. No, stiamo beccando più bombe, a parte quella cosa che abbiamo beccato più niente. Ma che lo manca? Ciao. È stato un piacere, ogni volta, vedi, ogni tanto anche noi riusciamo a fare delle cose carine. Teschio, ok. Guarda che di qua c'era il tizio infiammato, eh. E vaffanculo pure tu. Allora di qua. Se fa buono. Che ce ne dobbiamo un attimo subito andare, perché si sto morendo, allora non penso che arrivi. Il percorso non sembrava quello, sembrava più quell'altro, cioè... allora di qua. Allora facciamo una cosa, vediamo innanzitutto di qua, lì siamo precisi di capire. Qua sembra che ci sia tipo qua si scende. Questo si questo crolla sicuramente qualcosa, eh. Questa zona non lo capisco, vi dico, cioè non c'è niente qua.
No, e allora qua, di qua non ci conviene andare perché pare che non ci sia niente. Che zona strana. Eccoli qua. Andiamo. Togliamoci da qui, da questa. Ah, ok. Vado di qua allora. E vai. Una delle cose che mi fa incazzare sono i colpi avuto. I colpi avuto mi fanno incazzare in una maniera. Ok. C'è qualcosa? Mi sa che devo spostare. Tanto arrivo per il mio. È andato? È una... Ah, è proprio una schiava. Che meraviglia. Qual è la differenza? Ah, perché non sarei voluto salire. Ah, fai niente, dai. Siamo fortunati. E qua. Ci sta pure l'omino che... Ah, vabbè, ok, ci sta già questo, dai. Stiamo tranquilli. L'ho già messo il seme qua. Ok. Qua potevamo anche morire secondo me, eh. Okay. No, non ci vado di là. Allora, qua non so se ci... Sempre quella di prima, eh. Ma fammi capire... Perché mi devi togliere... Cioè, mi toglie il bloccaggio, io non lo so. Io combatto, mi togli il bloccaggio. Che mi togli il bloccaggio, scusami. Qua vicino io faccio... Un sacco di cose che... Non... Ma là che c'era, scusate, no, non c'è niente là, no? No, non c'è niente. C'è una parecchia qua? Ma non penso che qua... Io sento un ruggito. Ma ti sei misciato? No, ce n'ho uno, no, vabbè. Tanto sta qua vicino. Oh Gesù. No, allora lo metto assieme, dai. È sempre meglio. Non sia mai, eh. Non sia mai. Occorrenza.
Però c'ho la fame, dai, buono. Sembra bellino. Un po', non tanto. Ma è enorme però. Uebba! Allora io lo schifo a morte quando fa così. No, 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 dai, dobbiamo andare. Però così non vale, però, scusate, ma come cazzo mi... Cioè, è sicuro che muoio praticamente quando mi vedo. Dove cazzo mi riparo? Mamma. Vabbè, un po' ho iniziato a capire, però... Cerchiamo di non perdere. Ma non è vero che lo... Ma vabbù. Vai. Ma io questa parte non la capisco, praticamente. Se si muove, guarda. Ah, l'ho scansato stavolta. Dai che questa volta sembra un po' meglio come partita, eh? Allora diciamo... Allora non mi ha divertito il chiavuto, no però, eh? E dai! I colpi a vuoto possibilmente no. Ah, questo lo schifo a morte. Avevamo detto che... ecco qua, ci dobbiamo andare. Che era una buona partita, eh. Agilissimo. Buona partita sempre. Non c'ho niente, vabbè. Eccolo qua. Veloce, veloce. Non ce la facciamo, cioè io non la capisco. Vabbè, dobbiamo sperare che non ne fa male. Io non ho capito come si è riuscita a scansarla quella, eh. Ma che sta per terra, però? E vai! Vabbù, raga, sì, vabbè. Andate, andate. Ah, di qua.
the music on the horizon. Perhaps that's what will fill the holes in the world. I'll dance in its wake, pluck it from the air and bring it home. It's not so far away. Not so far at all. Ok. Allora, guardiamoci un attimo. Ah, qua c'è un zino, penso, da vincere. Ok, riposiamoci un attimo. Penso che abbiamo recuperato, cioè recuperato, penso che non ci sta niente da pigliare qua, no? Vediamo se qua. Ok. Ok. Era inutile praticamente che lo mettevamo quello. Vabbè, fa niente. Vabbè ragazzi, questa parte la possiamo terminare qui. Ci vediamo al prossimo video.